Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Allora, da uno spostamento all'altro del mio lavoro, abbiamo 3 minuti di Roma, della nostra Roma, e neanche a farla apposta adesso sono vicino al campo di staccio, ora ve lo faccio anche vedere. Quindi, allora, in merito a ieri, ragazzi, secondo me questo 7-0 non è né un fuoco di paglia né tantomeno una vittoria che segna la sicura volontà della Roma ai primi posti, anche perché c'è molto da aggiustare, però quello che si è visto in campo, almeno rispetto alle scorse uscite, in merito a voglia, tigna e tenacia, diciamo, spero abbia fatto piacere a noi tifosi romanisti, anche se poi c'è sempre qualcuno che ha da lamentarsi. Sono rimasto impressionato dal centrocampo, impressionato dal fatto che Mourinho ha messo Paredes come, diciamo, come libero. Intanto campo di staccio, ciò che ne rimane. Dicevo, Paredes libero, quindi Cristante l'ha messo un po' più avanti, diciamo nel suo ruolo più idoneo, forse quello che faceva anche quando stava a Bergamo con l'Atalanta. E Sanchez, che devo dire, adesso non so quanto regga fisicamente questi ritmi, ma è un gran bel giocatore. Vabbè, la perla in campo è il numero 21, Dybala, che comunque sia ha illuminato gran parte dei suoi 60 minuti, 70 minuti di gioco. E 7-0 possono essere tanti, possono essere ingiusti, ma alla fine, come dice Mourinho, è calcio e tante volte può succedere. A noi è già successo. Adesso, secondo me, testa bassa, lavorare e riprendere quelli che sono stati anche ieri alcune situazioni che hanno un po' lasciato a desiderare, qualche sbavatura in difesa, ma io sono convinto che più che sbavature è qualche neanche calo mentale, forse qualche, insomma, la paura di sbagliare. Quindi qualche giocatore ha avuto modo di sentire sul peso delle proprie spalle questa paura di sbagliare. Mi riferisco magari a Ndicka. Christensen è quello che è, comunque si è fatto due cross, due assist, ha fatto fare due gol. Quindi anche Spinazzola, devo essere onesto, mi è piaciuto molto, e ho notato, beh, la grande fisicità e spessore agonistico di Lukaku, che devo dire, contento. Adesso vediamo di far bene sicuramente in Coppa UEFA, anzi in Europa League, e continuiamo con questo, iniziamo questo ruolino di marcia. Ragazzi, a tutti, buona giornata.